Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Domenica 24 luglio 2022, Santa Cristina. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Alcuni docenti dell'Istituto Tecnico Pantanelli Monnet dal 1 settembre lasciano il servizio per intraprendere una nuova vita da pensionati. Nella loro lunga vita lavorativa hanno assicurato passione, dedizione e preparazione per le apprezzate doti umane e professionali. Insieme ai loro studenti hanno coltivato sogni, emozioni, lacrime e sorrisi indimenticabili. A loro va il nostro sentito ringraziamento per aver accolto i nostri figli come se fossero i loro, per averli fatti sentire amati nel cammino di crescita. Abbiamo raccolto il loro saluto e i loro ringraziamenti che distribuiremo nelle successive edizioni del nostro TG. Il pensionamento per alcuni è un sogno da raggiungere, per altri potrebbe essere un incubo, un pensiero da rimandare il più lontano possibile. In ogni caso, il momento in cui ci si ritira dal lavoro è un passaggio carico di tanti significati. Desiderato o temuto, è comunque un cambiamento che determina sicuramente tanta emozione. Vado via con un pizzico di tristezza e tanta nostalgia, ma sereno per aver dato alla scuola il meglio di me stesso, per aver operato con passione, con amore, senza mai arrendermi di fronte alle difficoltà. Ho recepito e ho affrontato tutte le innovazioni. Certamente mi mancheranno tutti i miei studenti, al quale ho dedicato tutta la mia vita. Grazie a tutti, grazie. Grazie per l'opportunità che mi offrite e approfitto di questo spazio televisivo per ringraziare tutti coloro che ho incontrato in questi anni di servizio nella scuola, dai dirigenti ai colleghi, ai collaboratori e soprattutto a tutti quei ragazzi che in 40 anni di servizio ho incontrato e a cui ho cercato di trasmettere non solo gli elementi della mia disciplina, ma soprattutto quei valori che spero li stiano accompagnando nella loro vita di tutti i giorni. A tutti un sincero grazie e un augurio di serenità e gioia. Nella vecchiaia daranno ancora frutti. È il tema della seconda giornata mondiale dei nonni e degli anziani, artefici della rivoluzione della tenerezza, che si celebra oggi. Un dono sia per la società che per le comunità ecclesiali. Il Papa ci invita a prendere coscienza della rilevanza degli anziani nella vita delle società e delle nostre comunità e a farlo in maniera non episodica. Per l'occasione, gli amici della Biblioteca Diocesana Raffaele Ferrigno di Ostuni questo pomeriggio alle 18 saranno in diretta su Radio Ostuni per trasmettervi le emozioni di questa giornata. Ostuni Soundtrack Festival, festival delle colonne sonore. A partire dalle 20:30 questa sera nel Chiostro San Francesco, talk show con Fabio Frizzi e Massimo Privitera. Sempre questa sera, grande richiesta di scena, i Cugini di Campagna, appuntamento imperdibile presso la famosa location del Giugra in Contrada Pascarosa. Start ore 21:30. Puoi acquistare il tuo biglietto direttamente su vivaticket.it o nel punto vendita più vicino a te, oppure direttamente recandoti al Giugra. Oggi alle 17:30 presso La Luna nel Pozzo, Festa Bambini, giochi e percorsi alla scoperta della natura con Bartolomeo e Cioppina. Prenotazione essenziale al 331-588-1790. Sarà presentato questa sera alle 19:30 presso il Museo di Ostuni in via Cattedrale in collaborazione con Telcom Imparate dal Sud, il libro di Lino Patruno, insigne giornalista e scrittore.
presentato presso la chiesa delle Monacelle il libro Gerico, la rivoluzione della preistoria, scritto dal professor Lorenzo Nigro, ordinario presso la Sapienza Università di Roma. Il libro induce a riflettere in modo semplice e quasi spontaneo sulla concezione della vita e della morte. Il servizio. Questo libro è stato scritto da me, che sono Lorenzo Nigro dell'Università di Roma La Sapienza, e da più di 20 anni scavo a Gerico in Palestina, per cercare di raccontare che cosa significa il Neolitico a livello più ampio possibile, cioè come cambiamento di mentalità. Quest'epoca remota ai giorni nostri può sembrare veramente che non interessi quasi a nessuno, invece in essa poi ritroviamo le radici di tante cose che costellano la nostra esistenza, oppure delle cose a cui dovremmo pensare di più. I neolitici sono stati quelli che hanno smesso di essere cacciatori e raccoglitori e hanno iniziato ad essere allevatori e agricoltori, anzi prima agricoltori e poi dopo qualche migliaio di anni allevatori. Cosa significa? Significa che hanno capito che bisognava prendersi cura della vita e vivere in armonia con la natura. Anzi, dagli scavi archeologici noi vediamo che loro sapevano osservare la natura e rispettare la natura. E questo ci interroga moltissimo oggi. Quindi questo libro e le discussioni che nascono intorno a questo libro sono un modo di conoscere il passato attraverso il presente, perché in realtà il passato non esiste di per sé, esiste nella nostra memoria. Se noi smettiamo di parlare del passato, il passato svanisce. Quindi abbiamo un obbligo, un compito straordinario. Perché qui? Perché Ossuni? Perché la Puglia è la culla del passato, è piena di queste antichità e gli abitanti della Puglia le conservano come tradizioni dentro di loro. Quando io parlo del fatto che i neolitici scelgono il frutto migliore non per mangiarlo, ma per poter avere la semente per l'anno successivo, sto dicendo qualcosa che tutti qui conoscono nella loro tradizione familiare, ma che si è perduta oggi. Meglio che non parliamo di come si fa oggi l'agricoltura, però è importante capire cosa stiamo perdendo, perché ci sono state 300 generazioni di umani che ci hanno lasciato un'eredità, e questa eredità, prima che svanisca del tutto, può essere ricordata e ci si può anche pensare e riflettere sopra, e quello che faremo stasera. Abbiamo deciso di fare questa presentazione del professor Lorenzo Nigro su Gerico, la rivoluzione della preistoria, perché Gerico è una delle città più antiche del mondo. Nasce nell'ottavo millennio avanti Cristo, fortificata con delle mura in Cisgiordania, e rappresenta veramente la culla delle origini dell'umanità, in particolare per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura neolitica, che è quell'agricoltura che poi si svilupperà in tutto il Mediterraneo e coinvolgerà anche i territori che riguardano la Puglia e l'Italia centrale e continentale. Alle 11 in punto su Radio Stuni ritorna il programma in dialetto Stun e gli Stunis, con ospiti d'eccezione, coadiuvati dalla partecipazione straordinaria dei nostri affezionati ascoltatori. La farmacia di Corso Mazzini effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. A Villanova Marina di Ostuni è aperta tutti i giorni, festivi compresi, la succursale estiva della farmacia Santoro, dalle 8.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.30. Meteo, cielo sereno e poco nuvoloso lungo le coste. Caldo intenso con temperature massime fino a 41 gradi. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali, mare poco mosso. Citazione odierna: la vita, per insegnarti le cose, sceglie il modo peggiore, la delusione. Buona domenica.